Non ci posso credere, è una cosa incredibile. Un attimo che mi avvicino, siamo nell'azienda Stocco e Stocco, domani c'è la festa nazionale dello Stocco, 21esima sagra, la festa nazionale dello Stocco, e chiamiamo qui Enzo Cannatà. Un attimo Enzo, buongiorno, è mezzogiorno di fuoco, ma che stai combinando? Incredibile, Enzo, un attimo che passo da te, guardate, intanto guardate qui cosa sta accadendo, tutti in diretta, i piatti tipici, chilometro zero, Stocco, pasta, olio, che stai prendendo? No, Stocco in diretta, guardate qui, è la fine del mondo, amici, in Italia all'estero abbiamo Enzo Cannatà, il famosissimo chef che cucina per noi e per la festa nazionale dello Stocco, hai tutti gli ingredienti pronti, guardate qui, e io passo da te perché devo passare da te e fare un giro direttamente per raccontare, come sempre, la bella cucina. Ciao Enzo, come stai? Ciao, buongiorno a tutti, buona giornata. Allora, siamo in diretta qui da Cittanova per i calabresi in Italia e nel mondo. Domani alle 19.30 c'è la 21esima festa nazionale dello Stocco. 30-40 mila persone, cosa accade? Tantissime persone, proprio per dare modo di gustare lo stoccafizzo di Cittanova diviso in tante porzioni. Ma cosa abbiamo? Intanto l'acqua, allora, dello zomo. Avremo l'acqua dello zomo, naturalmente tutti sanno che dà modo che lo stoccafizzo si rigenera come fosse fresco da appena pescato, gli dà questa morbidezza, questa dolcezza che è unica nel suo genere. Mentre parli io voglio far vedere qualcosa, scusami, vai. Cosa fai? Puoi parlare? Cosa stiamo allora, vedendo? Qui stiamo realizzando una cannolicchia, una pasta fresca, un maccheroncino con lo stoccafisso, pomodorino fresco, aglio e cipolla rossa di Tropea. Cipolla rossa di Tropea. Intanto mi fai anche la ghiotta, a parte il primo. Lo facciamo. Mamma mia che buono. Parliamo di un grande chef come Enzo Cannatà. Guardate i prodotti. Domani la festa nazionale dello Stocco in diretta a Cittanova è la 21esima. E poi ci sono anche i Nomadi. Un grande concerto. Gratuito perché non si paga. Allora cosa mi prepari? Perché la cucina, ecco la qualità di questo piatto povero. Allora la qualità è soprattutto nell'insieme degli ingredienti, tutti quegli ingredienti di qualità, eccellenza, dall'olio extravergine allo stoccafisso, al pomodorino, al basilico, la semplicità, la cucina mediterranea in eccellenza vissuta con lo stoccafisso. Un tempo negli anni 40-50 lo Stocco era definito un piatto povero, oggi? Oggi è un'eccellenza numero uno, anche i ristoranti stellati da tanto tempo stanno già incominciando a inserire lo stoccafisso nella loro carta. Tu sei in giro per il mondo, O faccio diverse manifestazioni in giro per il mondo, anche in Italia, proprio a nome della buona cucina, rappresentando la Calabria, lo stoccafisso di Calabria. Siamo stati ultimamente in Canada per i nostri emigrati, dove ci hanno invitato e abbiamo fatto una mega serata con lo stoccafisso, oltre 1000 persone in una sala bellissima. Allora, attenzione, domani 19.30, Cittanova, i Nomadi, il concerto gratis, il concerto straordinario. Noi cosa attendiamo? Quanto ci vuole per la pasta? Ho fame. Un minuto e te la sporziono. Condividete perché abbiamo l'idea, che cosa? Della buona cucina. Intanto Stocco e Stocco è un'azienda leader in Italia e all'estero per quanto riguarda la qualità, ma poi quello che state vedendo in diretta, signori, è questo piatto a base di Stocco. Guardate, io immagino i tanti amici che ci stanno guardando in Italia e all'estero, condividete il piatto, abbiamo un grande chef che è Enzo Cannatà. E allora poi, a parte questo, il concerto domani, vogliamo vedere tanta gente. Ma tu domani ci sei? Sì, certo che ci sono. Domani sarò ci sei per cucinare, sarò questi con piatti voi, sarò con voi. Buono, eccolo qui il primo. Questo è un primo alla calabrese, lo stoccafisso di Calabria con un extravergine sopra, eccellenza, per completare il piatto. Eccolo qui. Cosa mi fai adesso? La ghiotta, adesso che piatto prepareremo è? Subito la ghiotta, gli diamo una base di come si presenta la ghiotta. Sì, vai un attimo. Ecco, togliamo questa e nel frattempo abbiamo pochi minuti ancora perché dobbiamo continuare, perché poi abbiamo la diretta con Raggio di Sole alle 14.30 per raccontare e rappresentare questi piatti e questa eccellenza. Come è fatta la ghiotta? Allora, la ghiotta è fatta nella sua semplicità, stoccafisso con cipolla rossa di Tropea. Sì. Poi? Uno spicchietto d'aglio. Vai con l'aglio, poi? Uno spicchietto d'aglio ce l'abbiamo qua. Sì. Commenta in diretta. Questo qua subito gli do una stagliuzzata. Del peperoncino. Peperoncino di Calabria, non può mancare. Eccolo qua il peperoncino. Eccolo qua. Sì. Un goccio d'olio per cucinare. Olio sempre chilometro zero.
Ghiotta, famosissimo piatto qui, attenzione, questa è la qualità di Stocco e Stocco, domani la festa nazionale dello Stocco, la 21ª con un grande concerto dei Nomadi, vai, che cosa stai mettendo? Salsa di pomodoro. Sempre casareccia, sempre fatta qui a Cittanova, e cosa abbiamo poi? E poi una volta che prende il bollore e a metà cottura dello stoccafisso mettiamo le patate. Patate? Che siano sbollentate oppure ancora crude, li possiamo mettere all'inizio come sto facendo vai. Adesso. Sì. Un goccettino di sale. Perché si chiama la ghiotta? La ghiotta è una terminologia spagnola, sta a significare in umido. Ah, in umido. Tant'è vero, abbiamo fatto una ricerca che troverete, gli amici troveranno sul libro dello stoccafisso di Calabria, la via italiana dello stoccafisso, dove abbiamo fatto una ricerca perché tutta quanta è l'Europa si accomuna dietro questi quattro ingredienti. Il pomodoro, la cipolla, la patata, lo stoccafisso e le olive. Beh, dietro questo piatto c'è l'anconetana, c'è la genovese, c'è la messinese, la definiscono alla ghiotta. Beh, ognuno identifica il proprio piatto con un poi un qualche cosa di suo identitario. Bene, noi abbiamo le olive nere. Vai. Chianote. Un attimo che vi faccio vedere, eccole qua, le olive nere chianote che stiamo mettendo, eccole qua le olive nere chianote. Perché chianote? Perché appartengono prettamente come cultivar all'Ottobratica, che è una cultivar prettamente della piana di Gioia Tauro. Benissimo. Della piana di Gioia, allora, Tauro. Siamo pronti con la ghiotta perché io devo concludere, intanto nel frattempo voglio farvi vedere, ciao Francesco D'Agostino, guardate qua i concerti che ci sono stati a Cittanova, Milo Ritano 13 agosto 2001, poi abbiamo avuto Gigi D'Alessio, i Pooh, ancora i Nomadi, e Tiziano Ferro, poi abbiamo Raff, Alex Britti, Gregani, Caparezza, Caposella, Renzo Arbore, abbiamo avuto anche nel 2000, che anno era quando c'è stato J-Ax, Rocco Out, Loredana Bertè, Sagra dello Stocco ancora Piero Pelù, Sagra ancora dello Stocco con gli altri artisti, e poi concludiamo con questa festa straordinaria legata alla giornata di sabato 20 agosto 2022, i Nomadi in concerto, non si paga nulla. Devo chiudere, siamo pronti. L'ultimo passaggio, vai. All'interno della sugo metteremo anche lo stoccafisso, lo spessore dello stoccafisso determina anche il tempo di cottura. Vai. Allora io glielo faccio proprio con queste portate qua, già il sugo è stato già salato, vai, si mette il coperchio e si fa sobbollire lentamente. E qui questa è la ghiotta in pratica. Questa è la classica ghiotta alla calabrese. Signori, dobbiamo concludere. Io ringrazio lo chef Canadà, Enzo Canadà, famosissimo, è sempre in giro per il mondo. Enzo, dobbiamo salutare. Appuntamento. Un abbraccio, un saluto a tutti. Domani. Ci vediamo domani. 19:30, 20 di agosto, Cittanova, ci sarà tutto esaurito, 3.000 posti a sedere, una festa, un piatto, i piatti nobili che sono i piatti poveri, quindi non sono i primi, i secondi, tutti gli assaggi, il vino, il casareccio, c'è di tutto. Ciao, ci vediamo domani, grazie. A domani. A Cittanova, 20 agosto, in nome di concerto, non si paga nulla, una grande serata. C'è anche Lino Polimeni e Raggio di Sole.